L'inquinamento, perché l'inquinamento è la prima cosa che rovina la natura, Tipo quelli che bruciano l'immondizio. Gli scarichi delle fabbriche quando producono. Quasi tutto quello che facciamo per produrre il nostro benessere e la nostra ricchezza inquina. Le fabbriche inquinano, le automobili inquinano, anche l'agricoltura adesso inquina. Tutto questo inquinamento danneggia gli ambienti e le specie, causando una perdita di biodiversità. Ma siamo sicuri che questo è benessere? La cementificazione, allora io dico che l'uomo costruisce tanto, no? Però ci sono alcune cose che si può fare a meno costruire e cercare di distruggere meno natura. Togliamo spazio alla natura e quindi anche alla biodiversità. E le cose che si può fare a meno costruire sono, ad esempio, fabbriche mai utilizzate, case, palazzi, interi quartieri che rimangono disabitati, centri commerciali e negozi mai inaugurati, parcheggi mai parcheggiati. perché se l'uomo tira via animali o disbosca cose che servono, la natura non può più proseguire, perché gli erbivori mangiano le verdure, i carnivori mangiano gli animali, e se manca uno di questo elemento, non è più proprio un habitat. Il fotografo naturalista assiduo abbastanza il polso della situazione del territorio in cui vive. Per esperienza personale ti devo dire che le cose sono cambiate in peggio negli ultimi anni. Quindi è sempre più difficile trovare aree dove fotografare perché il degrado degli ambienti prosegue incessantemente, certe specie si sono rarefatte. Non trovano più rifugio e sono costretti a vivere in altri habitat che non sono i loro. Perché si stanno estinguendo. estinguendo. C'è anche però un'altra faccia della medaglia. In realtà qualche specie è in aumento. Per esempio, 15 anni fa sarebbe stato più problematico fotografare specie come il picchio verde, la ghiandaia, il gruccione, che invece in questi anni, almeno nel nostro territorio, sono in aumento e quindi più facilmente contattabili. Se dobbiamo fare un bilancio tra aspetti negativi e aspetti positivi, sicuramente prevalgono gli aspetti negativi, ma insomma, anche qualcosa di buono emerge ancora. Nei nostri fiumi da qualche mese così si sono introdotti dei pesci siluri, no? E loro mangiano tutte le varietà di pesci che abbiamo. Il siluro è un pesce che arriva dall'Europa dell'Est. Il gambero della Louisiana, la morfa fruticosa e la robinia vengono dal Nord America, la nutria invece dall'America del Sud. Sono molti gli animali e le piante che sono stati trasportati dall'uomo in luoghi diversi dai loro territori d'origine. Anche se a volte sono specie molto simpatiche, possono alterare gli equilibri degli habitat in cui vengono rilasciati e danneggiare la biodiversità di quegli ambienti. Quando dal ponte buttano fuori tutti gli scarti, le bottiglie, i fazzoletti, che quando abbiamo fatto il verde pulito e l'abbiamo raccolti. Tanti. Abbiamo trovato anche un aspirapolvere rotto. E una radio. Cerchio delle ruote. Che c'è gente un po' maleducata che butta fuori le cose. Agiamo senza pensare. I bambini almeno ogni tanto fanno delle raccolte così. Gli adulti invece no, però ci dà un divertimento farlo. Infatti. Come abbiamo visto, i problemi che minacciano la biodiversità sono tanti, ma il problema più grosso, quello che è la causa di tutti gli altri, è la mancanza di rispetto per l'ambiente in cui viviamo. Se cambiassimo i nostri comportamenti, probabilmente tutti gli altri problemi sarebbero risolti. Io l'unica cosa che butto è la cicca.
Forse è meglio che non lo butti più.